Saluto e ringrazio il nostro primo ospite che ci fa compagnia per cercare di spiegare ai telespettatori e alle telespettatrici cosa sta succedendo sui mercati in questo luglio. È il dottor Emilio Franco, amministratore delegato Mediobanca SGR. Ben ritrovato, dottor Franco. Buonasera, grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ci aiuta a capire cosa sta succedendo. Abbiamo celebrato un primo semestre record per Piazza Affari e per Wall Street. Parleremo a lungo in questa prima parte anche di ripresa, con indicazioni molto chiare che arrivano anche dal ministro Franco. Io le chiedo come interpretare la giornata di oggi. Colpa, per esempio, cominciamo a provare a dare una interpretazione dei dati macroeconomici non particolarmente brillanti. Abbiamo visto uno ZEV tedesco andare molto al di sotto non soltanto del dato precedente ma anche delle attese degli analisti. Abbiamo visto un ISM per quanto riguarda il settore dei servizi in America a deludere. Insomma, cosa dobbiamo questo calo di oggi? Non è che l'inizio di una correzione, secondo lei? Ma allora, è chiaro che i mercati devono anche digerire queste corse così importanti che abbiamo visto non solo in questa prima parte dell'anno, ma che poi hanno caratterizzato anche una buona parte dell'anno scorso. Non enfatizzerei il dato tedesco, è un dato diciamo che viene da interviste a economisti partecipanti al mercato. Il dato invece che citava poco fa, quello relativamente all'indicatore anticipatore dell'attività dei servizi in America, quello è stato effettivamente l'elemento che è coinciso con quella svolta del mercato che faceva vedere anche su Fuzzi. Verissimo, quelle 16, perché è uscito proprio alle 16, se la nostra GS ci rimanda in onda proprio l'andamento del mercato, come ci sta dicendo il nostro ospite, da lì che si inizia a scendere. Prego, dottor Franco. Esattamente, e che cosa è successo praticamente da quel dato? Il dato, devo dire, in assoluto, se lo paragoniamo alla media di questo dato che viene pubblicato mensilmente, sopra 60, è un dato molto molto forte, segnala una espansione dell'attività dei servizi molto significativa. È chiaro che siccome l'economia americana come la nostra sta riaprendo a pieno regime, in particolar modo sono i servizi, pensiamo all'ospitalità, ai viaggi che sono stati più penalizzati dai lockdown, le attese erano molto alte. Quindi complice attese molto alte, un dato potente, forte, comunque ha disatteso le aspettative. Quello che è successo è che è partito una bordata di acquisti sulle obbligazioni americane. I tassi di interesse adesso scendono in America, la parte a 10 anni, a lunga di 6-7 basis point, e questo ha messo in moto una serie di correlazioni giocate prevalentemente diciamo dai trader che fanno momentum, i quantitativi, che sono in questo momento un po' i giocatori marginali, no? Perché i volumi comunque mediamente sono bassi, un po' per stagionalità e un po' è la caratteristica degli ultimi 12 mesi. Quindi i tassi scendono, la curva si appiattisce in questo momento e prende vita, riprende forza quel trade di duration lungo che tanto ha favorito la tecnologia l'anno scorso, penalizzando la parte più ciclica del mercato, penalizzando le banche per questa quasi pavloviana correlazione tra l'andamento direzionale dei tassi di interesse a lungo termine e la sua performance delle banche, che tendono, se guardiamo il mercato americano, su orizzonti brevi, a dare delle sovraperformance sull'indice quando i tassi di interesse a lunga salgono. Un po' strano, per esempio, il fatto che il dollaro si sia marginalmente rafforzato, cioè non è proprio coerente questo movimento e direi un pochettino di esperienza e di buon senso ci inducono a non estrapolare troppo da un giorno. Ieri era un giorno festivo, come diceva, negli Stati Uniti, oggi la partenza è stata molto fiacca anche sui volumi. Rimane sicuramente il fatto che l'Europa abbia e continua ad avere un beta elevato sul mercato e non beneficia ancora in questo momento di grossi flussi di acquisto, specialmente dagli americani, specialmente degli esteri. E quindi in una fase anche temporanea di debolezza tende a soffrire un pochino di più. Diciamo, i domestici non sono dei cuor di leone, diciamo, nel nostro mercato. Quindi ci serve un po' di cuore di qualcun altro, oltre ai quattrini, e quando gli americani non ci sono, questo un pochino ci penalizza.
Allora, il dottor Franco ci ha fornito, la interrompo ma le ridò subito la parola, un paio di spunti davvero interessanti. Abbiamo visto prima il rendimento, il T-bond, ve lo voglio mostrare di nuovo, siamo sotto il livello di 1,4%, 1,36%, quasi come se i mercati in qualche modo incominciassero a scontare segni di una crescita economica un po' più, diciamo, rallentata rispetto a quanto ci si aspettava. E a proposito proprio anche di quella incongruenza sul fronte dell'euro-dollaro, vedete che per quanto riguarda i cambi in Europa siamo a 1,18,12 con un calo dello 0,41%. Alla luce di tutto quello che ci ha detto, dottor Franco, cosa state consigliando alla clientela per questi mesi estivi? Come riposizionare il portafoglio anche alla luce di questo rally di cui parlavamo, del primo semestre che ha caratterizzato Wall Street, Piazza Affari, e in vista sia delle turbolenze sul fronte del petrolio, perché lo abbiamo detto, siamo ai massimi dal 2014, da 6 anni a questa parte, al 2014, però poi abbiamo visto un forte calo del Brent. Intanto Aramco che già annuncia che aumenterà i listini prezzi del petrolio a partire da agosto. In Australia ne parleremo tra poco, inizia il tapering e c'è Jackson Hole alla fine del mese di agosto. Ma io devo dire, non dobbiamo perdere di vista il medio termine e qual è la direzione dell'economia. Noi siamo nel momento di accelerazione probabilmente massima dell'economia americana. Questo sarà un trimestre molto molto forte, da più 7, più 8% reale, al quale poi per la crescita del PIL nominale bisogna aggiungere anche l'inflazione. L'Europa, che all'inizio ha sofferto quest'anno la lentezza delle campagne vaccinali, a sua volta sta riaprendo, e anche noi siamo destinati ad accelerare in maniera molto, molto importante. E dopo di noi arriveranno i paesi emergenti, dati già in India e in Brasile. Quelli di Covid stanno mostrando dei netti miglioramenti. Sappiamo che le campagne vaccinali sono più indietro, ma come è successo anche da noi, accelereranno. Questo è un quadro sospinto dalle eccezionali politiche monetarie e fiscali, da condizioni finanziarie molto molto accomodanti, da tanto risparmio che in una strana recessione come quella del Covid, per motivi precauzionali, è stato accumulato da imprese e da famiglie che stanno cominciando a spendere, genererà una crescita in questo secondo semestre che è estremamente importante a livello globale. Stiamo parlando di un più 8% reale. E non finirà questa crescita nella prima parte del 2022, avremo ancora un periodo prolungato di crescita sopra il potenziale. Prendiamo per esempio il caso dell'Italia, le stime di cui si parlava prima, più 5 quest'anno, più 5%, probabilmente più 4,5 se non anche di più l'anno prossimo. Questo è un quadro in cui aiutano a crescere in maniera molto, molto Chiaro. importante. Gli analisti fanno fatica a stimare le leve operative. E le valutazioni che sembrerebbero care fanno in fretta a sgonfiarsi quando i mercati rimangono un pochino flattish, un po' diciamo laterali, e gli utili salgono. I tassi sono dove diceva, quindi è più probabile perdere soldi nel medio-lungo termine che guadagnarli. Se va bene, si salva il capitale in termini nominali, ma non in termini reali. Non ci sono molte alternative ai mercati più rischiosi. Noi pensiamo che il reflation trade sui mercati, quello che abbiamo visto nel primo semestre dell'anno, riprenderà con forza. Le curve riprenderanno, quelle dei rendimenti, a ripetersi. La parte ciclica, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista settoriale, dei mercati azionari, quindi l'Europa, il Giappone, gli emerging market, le banche, il settore energetico, la parte più ciclica dei mercati azionari, continueranno a rivalutarsi, magari a un tasso di crescita un po' più basso di questo torrido 15%, 20% del primo semestre. Quindi il nostro consiglio è: lasciate fare ai gestori professionali la gestione tattica dei portafogli per luglio e agosto, dove potrebbe anche essere opportuno ridurre parzialmente i rischi, sebbene siamo all'inizio, probabilmente tra pochi giorni, di un reporting season che sarà con gli utili aziendali eccezionali. Ma queste sono misure tattiche di eventuale protezione del portafoglio. Sono difficili da fare dal singolo risparmiatore. Concentriamoci sul medio lungo termine, che rimane molto positivo per gli asset più rischiosi e per i mercati azionari. Anche la salita del prezzo del petrolio è coerente. Con questo. Grazie davvero Emilio Franco, amministratore delegato Mediobanca SGR. A prestissimo, dottor Franco. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Andiamo da Janina Landau.